Nella mia esperienza ho l'impressione che ancora molti colleghi vedano il marketing come un male oscuro, come qualcosa che costringe le persone a comprare qualche cosa che in realtà non vogliono davvero o che non corrisponde alla realtà. Questo è senz'altro un modo scorretto di fare pubblicità, però non è marketing. Il marketing è sicuramente qualcosa che come ultimo obiettivo ha un aumento del profitto. A parte che il marketing in realtà non è semplicemente questo, perché è un'analisi del mercato, di come funziona, per poi andare a lavorare su quel mercato affinché le persone sappiano di te e siano portate ad acquistare il tuo servizio. Ma in ogni caso non è qualcosa di scorretto, è uno strumento. Come sempre, la logica è sempre quella: a seconda di come tu usi lo strumento ne determini la bontà o la malvagità. Se lo usi per un fine corretto, puoi anche essere utile alla persona, perché lo stai utilizzando per, ad esempio nei psicologi, fargli sapere come gli puoi essere d'aiuto. Quindi la domanda è: in che modo può uno psicologo utilizzare il marketing per dare i suoi servizi alle persone? Ti racconto due storie. Storia numero uno. Qualche tempo fa sono andato da una dottoressa per dei problemi della pelle e che ha iniziato a parlarmi con un linguaggio tecnico difficilissimo. Nonostante io penso di avere un vocabolario non limitatissimo, ero veramente in difficoltà, non sapevo di che cosa stesse parlando. Signor Canistra, lei è affetto da una perionchite batterica di genesi streptococcica, sarà necessario eseguire un antibiogramma per definire l'approccio terapeutico migliore. Oddio, sto per morire, è grave? Ma no, vuol dire che hai un giradito e che devi fare l'esame per vedere quale antibiotico è più efficace. E di che è un giradito, no? Ecco, più o meno è andata così. Storia numero due, riprendo una cosa che avevo detto in qualche video fa, c'è un libro di Italy, che è la catena alimentare italiana, che si chiama Cocodè. In pratica la metafora dietro il titolo del libro è che la gallina, per avvertirti che ha fatto l'uovo, fa Cocodè. Se non lo facesse, tu non sapresti che ha fatto l'uovo. Noi psicologi siamo circa 100.000 galline. Non puoi aspettare che le persone arrivino se tu non hai fatto Cocodè, se tu non hai detto che cosa fai e come gli puoi essere utile. Quello che voglio dire è che il marketing ti può essere utile almeno per due ragioni. Numero uno, ti permette di rendere accessibile agli altri quello che fai nel momento in cui tu parli a loro, alle persone, con il loro linguaggio, con il linguaggio delle persone. Tu sei uno psicologo, vuoi lavorare con le persone, vuoi che gli altri sappiano come gli puoi essere utile, no? Numero due, ti permette di farti sentire in un pollaio, per rimanere con la metafora, con 100.000 galline. Se tu hai anche l'uovo più bello, più grande, migliore, se hai i contenuti, se sei molto capace di fare quello che sai fare, ma non ti fai sentire, non lo fai sapere che hai questo uovo, nessuno arriverà da te, nessuno potrà avere la possibilità di sceglierti. La psicologia è una professione anche sanitaria, però di sicuro è una professione. Se vuoi sapere come lavorare da professionista, oggi, anzi ieri, devi anche imparare come funziona il marketing. Altrimenti avrai qualcosa di utile per le persone, ma loro non lo sapranno mai.